Da Vasco Rossi. Stasera c'era il suo concerto. Dovevamo andare a sentire Vasco Rossi. Io e Daniela. Daniela è la mia fidanzata. Ci vogliamo bene, ma ogni tanto ci appiccichiamo. Eccola qua. Gianca, tu mi devi lasciare in pace. Come fai a non amarmi più? Io voglio sapere come si fa a non amare più uno come me. Guarda, io non ci casco. Ma se io adesso ti dicessi così all'improvviso, Daniele, molla tutto e partiamo tu e io soli, andiamo in capo al mondo. Tu che faresti? Verresti, eh? Dai, dirlo. Lascia perdere, Giancarlo. E se ti dicessi che ho 2 biglietti per il concerto di Vasco di domani sera, che ti passo a prendere alle 8, 8 e un quarto, tu che diresti? Vi piace? Era proprio bella. È proprio bella. Daniela. Lì avevamo litigato perché diceva che mi piaceva una ragazza cinese che ogni tanto incontravo al bar. Ma quando mai? E così per farmi perdonare le ho promesso 2 biglietti per il concerto di Vasco. Saremmo andati in macchina. La Meari, la conoscete? È quella macchina con il tettuccio scoperto. La mia era verde, verde bottiglia. Mi piace andare in giro in macchina, rientrare di notte, fonda a casa, vedere per strada i netturbini che seguono i camion della spazzatura, e io che guido, mentre tutti dormono. Col finestrino abbassato e canto appresso alle canzoni. E sogno. Che cosa sogno? Di fare quello che sono. Il giornalista. Mica è facile realizzare i propri sogni. Ci si deve credere. Io ci ho sempre creduto. Il problema non sono io, sono quelli attorno a me che non ci credono e che mi parlano di 2 categorie di giornalisti. I giornalisti impiegati e i giornalisti giornalisti. Io voglio fare il giornalista. Lo sapevo che mi dicevi questo. E magari vuoi fare pure il giornalista, giornalista, no? No, perché anche qua ci stanno 2 categorie. Ci stanno i giornalisti, giornalisti e i giornalisti impiegati. Io a verità ho scelto la seconda categoria. Ma devo dirti la verità, non mi trovo male, sì. Tengo la macchina, tengo la casa, tengo l'assistenza sanitaria e tengo pure cane. Perché i giornalisti, giornalisti, quelli sono tutta un'altra cosa, Giancarlo. Quelli portano le notizie, gli scoop, e non sempre si devono aspettare gli applausi della redazione, no, perché le notizie, gli scoop, sono una rottura di cazzo e fanno male assai. E allora se ti posso dare un consiglio, sta a sentire Sasà, l'inchiesta che stai facendo, io non ne voglio sapere niente. E da retta a me, questo non è un paese per giornalisti, giornalisti. Stai in un paese per giornalisti impiegati. Jordan! Quello lì è Sasà, il mio capo. Piccoletto, ma non so perché quando parla mi incute soggezione. Ma insomma, secondo voi, che cos'è questa distinzione? Ma perché esiste il medico medico, l'idraulico idraulico e il professore professore? O forse sì. Io credo che ciò che conta più di ogni altra cosa nel mio mestiere è raccontare la verità. Però a volte la verità non interessa a nessuno e nessuno la vuole sentire. Soprattutto la verità che scorre nell'inchiostro.
quella che fa i nomi e cognomi, quelli che non rispondono presenti all'appello. E contro questa verità scomoda si mobilitano eserciti di persone per mettere a tacere, e mani che sparano. Dove lavoravo prima, al mattino di Torre Annunziata, Sasà, sempre lui, il mio capo, mi ha fatto la testa così: ti devi occupare solo di cronaca nera. Tu ti devi occupare solo di nera. Sei un cronista. Cronista. Accadono le cose e tu le scrivi. Non è che le devi far accadere tu, capito? Un'inchiesta sul voto di scambio. Oh, noi c'è... ma allora non ci intendiamo, io e te. Le inchieste le fanno quelli di Napoli, quelli bravi. Abbiamo sta calma e tranquilla. E tu li a fornire un bel palla. Finito? Sì. Bene. Grazie, Sasà. Prego, non c'è di te. Grazie mille. Non ci ho pensato, Gianca. Io invece voglio capire e scrivere di quello di cui nessuno parla. Ma mica perché voglio fare l'eroe. No, non ne ho il fisico. Porto pure gli occhiali. Ma semplicemente perché credo che, anche se vivi a Fort Apache, dove non ci verrebbe a vivere nessuno, nemmeno quelli dei paesi vicini, non è che devi diventare un giornalista a metà, un sindaco a metà, un assessore a metà, un cittadino a metà, un uomo a metà. Sarà questo forse che mi voleva dire Sasà con quella frase: giornalisti impiegati, quelli che corrono in spiaggia con il cane, quelli che... lascia che sia. Secondo me il problema è più decidere da che parte stare. E diventa un problema ancora più grande nel momento in cui uno scopre che le istituzioni stesse sono compromesse con la criminalità organizzata. È lì, è proprio lì che diventa ancora più difficile scegliere da che parte stare. Un po' di qua e un po' di là. Per lei è facile stare dalla parte giusta. Mica ci vive a Torre Annunziata. Sì, forse hai ragione, è vero, sì. Per me è un po' più facile. Lei ha scritto che la camorra è entrata nelle attività legali e che i politici danno una mano. Cioè, quindi è tutto marcio. Diciamo un bel po', eh? Ma allora non ci sono speranze. La speranza siete voi. Non ha paura a scrivere certe cose? Ogni tanto sì. E allora perché lo fa? Perché è il mio lavoro, perché l'ho scelto. E non è che mi senta particolarmente coraggioso nel farlo bene. È che la criminalità, la corruzione, non si combattono soltanto coi carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devono conoscere i fatti. E allora quello che un giornalista dovrebbe fare è questo: informare. Direte: beh, per come è andata a finire, forse il tuo capo aveva ragione. E anche mio fratello Paolo, mi diceva sempre: ma non ti metti paura. Io a questa domanda non ho mai risposto. E sapete perché? Perché non me ne hanno dato il tempo.
volta che non me ne accorgo, ogni volta che viene giorno, ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente, ogni volta. E ogni volta che non sono coerente, ogni volta che non è importante, ogni volta che qualcuno si preoccupa per me, ogni volta che non c'è, proprio quando la stavo cercando, ogni volta. Ma anche per rispondere ad un'altra domanda non mi è stato dato il tempo. Che fine fanno tutte quelle persone, quei crimini ingiustificati, quei poveri disgraziati che hanno la sfortuna di passare per le mani di quei giornalisti impiegati, di quei giudici, poliziotti, preti, politici a metà. I morti rimasti senza giustizia, le storie che non racconti, sono tutti cadaveri sotto le lenzuola. Quelle lenzuola che non ho mai capito da dove sbuchino fuori nel momento in cui c'è da coprire un nuovo morto ammazzato. Le uccidi con il silenzio, una, due, mille altre volte, e giri la pagina senza averla scritta. E vedete, se li racconti dopo non è la stessa cosa. Dopo possono servire a una cosa sola: a non dimenticare e a continuare a informare. E anche per questo esiste un'associazione che porta il mio nome e che si impegna per la difesa dei diritti e rispetto della legalità, e che continua a fare tutto ciò che avrei voluto fare io. Già, direte voi. E qual è questo nome? Lo sapevo. Quando parlo in video o incontro i ragazzi a scuola, mi emoziono sempre e dimentico di presentarmi. Io mi chiamo Giancarlo. Piacere. Giancarlo Siani. E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare.